Vladimir Vladimirovich, parlando del vertice BRICS che si terrà alla fine di ottobre a Kazan, cosa si aspetta da esso? E aggiungo, alla fine del 2023 il volume degli scambi commerciali della Russia con i partner BRICS è stato di 294 miliardi di dollari. Parlando di commercio, come vede l'ulteriore sviluppo di questa questione? Come valuta i ritmi dei pagamenti nelle valute nazionali che ci sono attualmente? E la dedollarizzazione è una tendenza o ancora una storia momentanea? Cosa ne pensa? Prima di tutto voglio dire che non stiamo conducendo una politica di dedollarizzazione. Non abbiamo rinunciato ai pagamenti in dollari. Ci è stato rifiutato il calcolo e siamo semplicemente costretti a cercare altre opportunità. Tutto qui. Ma non è questo l'importante. L'importante è un altro. L'importante è che la valuta di questo o quel paese riflette la potenza economica di uno Stato. E più è grande questa economia, più partner ha in questa economia, più è richiesta la valuta nazionale di una parte o dell'altra nei calcoli. Beh, naturalmente quando si hanno molti partner in un'economia specifica si crea la necessità di utilizzare anche la valuta di quella parte. Pertanto l'uso della valuta di uno Stato dipende dal ruolo dell'economia di quel paese nel mondo. Le opportunità offerte dalla Seconda Guerra Mondiale per stabilire la loro egemonia finanziaria. Hanno sfruttato con successo i risultati della Seconda Guerra Mondiale in economia, hanno realizzato il piano Marshall per l'Europa, creato un sistema mondiale unico, Bretton Woods, poi un po' di l'abbiamo ristrutturata in un altro modo, creato una valuta mondiale unica, il dollaro. Dipendeva e ancora dipende, come ripeto, dal volume e dalla potenza dell'economia del paese. Ora la situazione, e proprio ora il signor Primo Ministro ha menzionato riguardo a questo, sta cambiando nell'economia mondiale. Già oggi i paesi del sud globale rappresentano oltre il 50% del PIL globale mondiale. I paesi BRICS rappresentano circa un terzo dell'economia globale mondiale. Ed è naturale, voglio sottolinearlo, che cambino anche le priorità nell'uso di determinate valute. Ad esempio, da noi con i nostri partner dei BRICS utilizziamo la valuta nazionale. È già circa il 65%. È un processo naturale, ma le autorità finanziarie e politiche degli Stati Uniti stanno spingendo avanti questo processo con le loro azioni non solo non accurate, ma non professionali e stupide. Penso che capiscano già che hanno commesso un errore, ma semplicemente non possono già uscire da questa traccia. Non è molto comodo per loro ammettere che hanno commesso un errore. Quindi se bisognerebbe davvero correggere qualcosa. Vedono che gli strumenti che stanno usando non funzionano. Noi passiamo alle valute nazionali e basta. Ma non possono più. Sembra che solo le persone che sostituiranno l'attuale generazione di politici possano farlo. Perché cambiare qualcosa significa ammettere i propri errori. Ed evidentemente è difficile. E a che cosa è dovuto questo comportamento? Forse speravano che tutto sarebbe crollato qui, quindi hanno rifiutato di fornire servizi in dollari, ma le tendenze sono evidenti. Loro solo respinge, come ho già detto, questi processi. Ma le tendenze nell'uso della valuta sono legate al volume e alla crescita dell'economia. Oggi l'economia cinese, lo sappiamo bene, è la prima al mondo per parità di potere d'acquisto. Sì. L'economia americana è potente, buona, la sua struttura è vantaggiosa rispetto alle altre, ma il volume dell'economia cinese è più grande. In seconda posizione USA. Ma il divario tra le due economie continua a crescere di anno in anno. Questo è legato anche all'uso, dello yuan nei pagamenti internazionali.
Ecco, al secondo posto gli Stati Uniti, al terzo l'India. La Russia ha già il quarto posto nel mondo per parità di potere d'acquisto. Abbiamo superato la principale economia d'Europa, la Germania, ma solo di recente i pagamenti internazionali, non i nostri. Abbiamo superato Giappone, Germania Ovest, Stati Uniti in alcuni aspetti. Hanno vantaggi nel settore ad alta tecnologia e nella struttura economica, ma la dimensione dell'economia permette di investire risorse in settori promettenti. Lo ripeto ancora una volta, è un processo naturale, non legato nemmeno alla congiuntura politica, ma le azioni sconsiderate e non professionali delle autorità europee e statunitensi non fanno che accelerare questo processo. E per quanto riguarda le nostre relazioni con i BRICS, si stanno sviluppando molto con successo. Russia, Cina e India sono i fondatori di questa organizzazione. E nel 2005 abbiamo formato il RIC, Russia, India, Cina. Poi si è unito il Brasile, poi il Sudafrica, ed ora abbiamo ampliato il gruppo dei partecipanti. È un processo molto positivo, più di 30 paesi. Ad oggi 30 paesi nel mondo hanno mostrato la loro disponibilità a collaborare e alcuni di loro ad unirsi ai BRICS. I nuovi paesi sono autosufficienti, i nuovi membri BRICS sono autosufficienti, con economia in rapida crescita, con la loro propria cultura distintiva, stati molto interessanti e senza dubbio daranno un contributo positivo allo sviluppo dell'organizzazione. Grazie, Vladimir Vladimirovich.